Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Tech Vape, seconda parte di Shaking Vape. Mi raccomando, iscrivetevi ai nostri social, attivate la campanellina, iscrivetevi a YouTube, commentate, like e quant'altro. Ciao! Parte ci ha fatto veramente impazzire, sinceramente lo Space Invader era ottimo, a lui invece ha fatto impazzire il biscotto con la nocciola. Ora proveremo il Devil's Cup, che è non è shake come il barman Nick, è shake in vape, perché già sono shakerati, sono maturati da tanto tempo. Ma shake in vape? Vi ricordo che sono aromi, dovete aggiungere 175 ml di VG e la nicotina a piacere. Aspettare dalle 1 alle 2 settimane per avere il massimo dell'aroma, ma anche 6 giorni bastano. E poi shakerare. Devil's Cup, latte con cereali glassati. All'odore, sando di cornflakes. Sì. La colazione da campioni. Buono, dolce. Al miele. Buono. Sembra un cornflakes glassati al miele forse, però è glassa di zucchero alla fine. Sì, però è buono. Andiamo a drippare. Vi piacciono i cereali? Vi piace la glassa? Vi piace il latte? A che serve fare colazione se potete svapare la vostra colazione? Esattamente, cornflakes glassati. Il latte è un po' in carenza, si sente poco, si sente molto il cornflakes in realtà. Sembra quel latte pastorizzato, sì, un po' in polvere, un pochettino. Non è chimico come gusto, è solamente, forse sì, latte in polvere, latte pastorizzato, insomma. Noi ragazzi diciamo chimico quando veramente si sente quell'odore forte di chimico. No, questi sono aromi. Questo non ce l'ha, questo anche se... Almeno dal gusto, poi magari sono chimici, però sono buoni. Sono fatti in laboratorio, però sono fatti veramente bene. Complimentori. Sì, esatto. Altro liquido della serie Shaking Vape. Sta ancora provando lei, mi scusi. È buono, aspetta un attimo. Perché si sta scaricando la videocamera. Scusa. Questo è un Freaking Donuts, che è una ciambella glassata alla mela. Ed è la ciambella glassata di Cometa. Oh, ciambella. Io ti continuo a dire che queste confezioni sono arte pura. Quando finite non dovete nemmeno riutilizzarle, le mettete sullo scaffale e ve le guardate e ve ne prendete degli altri. Fucking Donuts, fanculo a questa... Fucking Donuts, non è Fucking Donuts, è Freaking Donuts. Freaky. È Fucking. Fucking. Freaking. Mila. Glassata, tra l'altro. Si sente, è una prevalenza di miele, eh. Avete presente quando prendete quel tortino con sopra tutta la frutta, c'è quella glassettina sopra, sì, trasparente, tipo polla di pesce? Sembra effettivamente di mangiare una di quelle mele. Andiamo con il dripping. Sembra anche di mangiarla un pochettino sta mela, eh. Ha il gusto, farinosa. Una mela rossa farinosa. Vi devo dire la più sincera verità. La ciambella io non ce la sento. O meglio, sento alla fine una pastosità, però la prevalenza è la glassa e mela. Mela rossa farinosa. Buonissima, tra l'altro. Dolce. Che, ragazzi, allora, se vi piace la mela, devo dire che è creata bene. Sì. Non è la mela standard. È mela zuccherata. Se vi piace la mela glassata, non fatevelo scappare, perché è buono. Sì, è veramente buono. La ciambella forse sa un po' di fritto, si sente un pochino di... leggero. Sì, come sottofondo. Sì, come se fosse un po' pastoso. Io lo svaperei tutto giù, anche se nonostante tutto impasta un pochettino. Però io me lo svaperei tutto il giorno. Buono, cazzo, è buono. Bene ragazzi, abbiamo provato gli Shaking Vape. Questo è un video molto più veloce dell'altro, anche perché erano tre, questi sono due. Sono due, insomma. E il complessivo totale di tutti gli aromi è positivo. Sì. Se li trovate da qualche shop, provateli ed acquistateli, perché secondo me meritano tanto, favolosi, anche per il formato che vi propongono. Uno giusto a te, che poi non ti è piaciuto, ma vabbè. No, vabbè, ma quelli sono gusti personali. No, fatto sta che... porco Giuda, hanno fatto veramente dei capolavori. Sì. Complimenti. E troverete sempre in descrizione tutti i loro link, li potete comprare anche dal loro shop. Non vi resta che provarli.
Io lancio un appello, voglio un Autobot di tutte e tre, tutte e cinque i libri. Ciao ragazzi! Ciao!